Voglia di mare? Dipingiamolo insieme. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi finalmente do risposta a un popolo di Arte per te che chiede: Ombretta, come si dipinge il mare con gli acquerelli? Bene, spostiamoci di là e bene, oggi vi faccio vedere come io dipingo il mare con gli acquerelli. Prima di andare di là però mi raccomando, iscriviti se non sei ancora iscritto, attiva la campanella per non perdere i futuri video e mentre ci sei sulla fiducia lasciami un pollice in su e una condivisione e soprattutto vienimi a trovare su Instagram e su Facebook per rimanere sempre aggiornato sui contenuti di Arte per te. Adesso basta parlare, spostiamoci sul piano da lavoro e per le chiacchiere ci vediamo dopo. Ed ecco l'occorrente per dipingere il nostro mare ad acquerello per principianti. Degli acquerelli, poi ho una selezione di pennelli della Tintoretto, alcuni sono in martora sintetica, altri invece in martora naturale, quasi tutti a punta tonda o proprio appuntiti. Scotch carta, matita potrebbe servire e come carta uso anche per questo video la Fabriano 5, non perché non abbia altra carta ma perché mi sto trovando abbastanza bene e quindi essendo una carta cruelty free, essendo una carta con 50% cotone, non acida, grana fina, è proprio quello che fa al caso mio. Preparo infatti un foglio da questo blocco della misura a cui voglio riprodurre il mio mare. Iniziamo subito e iniziamo col preparare le nostre pozzangherine con i blu che pensiamo ci possano servire. Come prima cosa decido dove staccare l'orizzonte, lo stacco alto e proprio passo a dipingere il mio mare. Bagno la carta e tiro giù. Non ponete mai l'orizzonte in centro perché questo darebbe un sentore troppo elementare alla vostra pittura. A questo punto comincio a inserire colore da bagnato. Procedo zigzagando con uno zigzag che sia sempre più ampio. Ok? È sempre più sbiadito. Quindi ripasso disordinatamente su tutto. E disfo lo zigzag facendolo di nuovo e di nuovo. E faccio asciugare completamente. A questo punto con un'altra tavolozza, uso Winsor & Newton perché hanno dei blu più belli, più marinari, diciamo così, preparo una micro pozzangherina molto diluita e ritorno a passare sul mio acquerello. A questo punto è qui che devo costruire l'andamento del mare, lasciando tra un passaggio e l'altro delle righine non dipinte. Vi faccio vedere. Con molto poco spazio tra un passaggio e l'altro e continuo così
allargando via via sempre di più il mio, la distanza tra una righina e l'altra. Questo darà proprio il senso prospettico dell'andamento del mare. Quindi procedete sempre zigzagando ma questo zigzag via via sempre più largo sia nel rilascio di colore che faccio io col pennello sia nelle pause di colore più chiaro tra un passaggio e l'altro. Facendo in modo che ogni tanto entriate all'interno dello zigzag con un andamento del tutto irregolare, quindi uno, vedete, si torna indietro, si va avanti e da questa parte pure si va avanti, si torna indietro a zigzag. A questo punto facciamo virare un pochino il colore, aggiungiamo anche un poco di verde per dare un tono più marino, ma prima facciamo asciugare il tutto. Una volta asciutto, nella parte iniziale con un pennello molto sottile ripassate e inserisco anche dei piccoli tocchi di colore un po' più verde per dare un po' di cangianza a queste acque. E adesso ripetiamo lo zigzagare in maniera un po' più disordinata con un blu intenso intensifico l'orizzonte. Data la base, creiamo il cielo facendo delle nuvolette, lasciando in bianco la parte del foglio dove vogliamo che insistano le nuvolette. Una volta creato il fondo azzurro, tiriamo fuori un po' con acqua, un po' col pennello e poi alla fine vedrete anche col tovagliolino tutte le nuvolette. Rinfranchiamo i bordi delle nuvolette con un colore più scuro che poi sfumeremo bagnato su bagnato. E voilà, le nostre nuvolette sono venute fuori. L'importante è appunto far sì che i margini vengano un po' più scuri rispetto al restante cielo e che ci sia un pochettino di azzurro anche all'interno del corpo delle nuvolette. Non svilupperò molto il cielo perché oggi attenzioniamo il mare. Adesso continuerò a fare il mare intensificando e miscelando sempre di più le tinte. Quindi, partendo sempre dalla parte più alta, creerò una serie di zigzag che si susseguono con colori sempre diversi. Verde smeraldo e un pizzico di rosso o un pizzico di giallo. E quindi andrò a intensificare sempre di più la parte finale e a sbiadire sempre di più la parte iniziale facendo sì che le righe tra la parte superiore e la parte inferiore siano via via sempre più larghe, più strette nella parte più vicina all'orizzonte, più larghe nella parte più vicina a noi. Questo darà il senso prospettico dell'andamento del mare. Possiamo scurire quanto vogliamo, io mi manterrò leggera per mantenermi a un livello basico, lasciando sempre delle parti un pochettino più in luce, un po' a indicare le onde, un po' a indicare i tocchi di luce. Bene.
Solo alla fine darò dei colpetti un po' più scuri per far risaltare i chiari e per sistemare le zone dove i collegamenti tra parti più chiare e parti più scure non sono ben definiti dal punto di vista compositivo. Se volete un mare calmo, mi raccomando, andate di linee orizzontali. Se volete un mare agitato, potete anche innalzare le linee a mo' di triangolini. Ok, come livello principianti possiamo anche fermarci qua. Quindi vi lascio le foto e per ulteriori chiacchiere ci vediamo dopo. Ciao! Visto che bello il nostro mare, increspato, calmo, ondulato, un po' come ti pare, l'importante è che segui la tecnica e ti lasci andare soprattutto. Contrasto di scuri con chiari e man mano, anche certe volte casualmente, le prime volte, verrà fuori il vostro mare. L'importante non essere troppo coprenti, non essere troppo abbondanti nella pigmentazione, quindi nell'apportare pigmentazione. Il segreto innanzitutto è essere soprattutto molto molto delicati. L'acquerella è una tecnica delicata che va affrontata appunto in modo molto molto delicato. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Vi ricordo di lasciarmi un pollice in su, una condivisione e noi ci vediamo sempre qua per il prossimo video creativo. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta. Ciao!